Ciao ragazzi, io sono Francesco Saviano di 3D Skill Lab. In questo video vedremo come aggiungere oggetti 3D in Blender. Per inserire un nuovo oggetto possiamo andare nel menu Add nell'Header e aggiungere il tipo di oggetto che ci interessa oppure utilizzare lo shortcut Shift più A nella 3D Viewport. Come possiamo vedere, tutti i nuovi oggetti che aggiungiamo nella 3D Viewport di Blender verranno posizionati dove si trova il 3D Cursor. Il 3D Cursor è rappresentato da questa iconcina che vediamo qui, che sto spostando liberamente con Shift tasto destro del mouse. Quando aggiungiamo un nuovo oggetto, in questo caso una mesh cubo, possiamo notare che qui in basso a sinistra appare una finestra dove è possibile fare tutta una serie di operazioni preliminari, ogni volta diverse in base al tipo di oggetto che abbiamo aggiunto. Nel caso del cubo possiamo decidere già ora la dimensione, dove spostarlo, la rotazione, eccetera. Fino ad ora abbiamo visto come aggiungere nuovi oggetti in Object Mode con Blender. Questa operazione creerà ogni volta un oggetto diverso. Nel caso delle mesh, creerà mesh differenti con data block differenti. Qui avremo Cube, Cube 001, Cylinder. Possiamo aggiungere nuovi oggetti però anche in Edit Mode. In questo caso verrà creato un unico data block. Infatti, se rientriamo in Object Mode, vediamo che questa è un'unica mesh. Per separarla basterà entrare in Edit Mode, selezionare con L la mesh che si vuole staccare e quindi premere P Separate Selection. Quindi oggi abbiamo visto come aggiungere oggetti 3D in Blender in Object Mode e in Edit Mode. Spero che questo video vi sia piaciuto, se così lasciate un bel like e iscrivetevi al canale. Grazie ragazzi, alla prossima!